Finora ci siamo concentrati sul lato spensierato del rococò. Il viaggio, il piacere e la ricerca della felicità. Benché abbracci la maggior parte del XVIII secolo, il rococò fu l'happy hour dell'arte, tanta allegria per tanta gente. Purtroppo ha un lato oscuro. Quando si investono tante energie nel fuggire dalla realtà, come fece il rococò, arriva sempre il momento in cui l'irrealtà diventa la norma. Il momento in cui il buon senso cede il passo alla follia e calano le tenebre. Proprio della follia del rococò tratta questo episodio. Dei mostri che strisciano fuori dall'oscurità quando la ragione soccombe ai fumi dell'alcol e l'immaginazione si scatena. In questo episodio vedremo cose davvero insolite. Goya, per esempio. Quale altro artista ha mai esplorato il lato oscuro con più energia di Goya? E poi Messerschmitt, Franz Xaver Messerschmitt, che studiò a Vienna. Che razza di scultore! Che razza di epoca produce opere d'arte come questa? E ancora, Longhi. Ah sì, Longhi. Osservatore infaticabile della decadenza di Venezia, che guardò sotto le maschere solo per trovare altre maschere. Ci aspetta tutto questo nella nostra esplorazione dell'altra faccia del rococò. Ma prima voglio fare un salto in Gran Bretagna, dove la follia davvero imperversava e dove gente davvero molto strana spuntava in modi molto strani su una scena artistica molto strana. Permettete che vi presenti Sir Francis Dashwood, libertino, sognatore e maestro conclamato del travestimento. Questo, credeteci o no, è sempre il nostro Dashwood, ma travestito da sultano turco. Ed eccolo di nuovo, agghindato da papa che adora una dea discinta. Ma tra tutti i folli ritratti di Sir Francis Dashwood, il più folle è di certo questo, che porta la firma di William Hogarth. Dashwood, vestito da frate, che finge di essere San Francisco d'Assisi. In gran parte delle nazioni di allora un uomo così sarebbe stato arrestato e chiuso in manicomio, ma nell'Inghilterra rococò venne invece incoraggiato ad entrare in politica e ricoprì diversi incarichi importanti fino a diventare cancelliere dello scacchiere. La carriera di Dashwood suona comunque familiare. Studiò a Eton, qui in un quadro di Canaletto, dove strinse le sue importanti amicizie politiche. Era un Tory e negli anni della gioventù, prima di diventare cancelliere dello scacchiere, Dashwood era stato membro attivo di diversi circoli di libertini, tra i quali il più chiacchierato di tutti, l'Hellfire Club. L'Hellfire Club era un club per gentiluomini con un debole per le questioni religiose. I suoi soci, tra i quali molti dei politici di spicco, si vestivano da monaci e si chiamavano l'un l'altro fratello. Si incontravano in queste cupe caverne a West Wickham, dove poi riuscivano in qualche modo a combinare sentimento anticattolico, eccessi nel bere e libertinaggio.
Nessuno sapeva di preciso cosa combinasse qua giù l'Hellfire Club. Il mistero era fitto, ma ogni tanto qualcosa trapelava. Guidati da Dashwood, travestito da San Francesco, i falsi monaci celebravano blasfeme cerimonie religiose con le quali si facevano beffe dei riti cattolici prima di abbandonarsi a sbornie colossali, correndo dietro a certe prostitute o sorelle, come le definivano, che erano state invitate alla messa nera. Ed eccoci qui, nel bel mezzo del cosiddetto illuminismo. E cosa troviamo? Mezzo governo inglese in saio da frati che si ubriaca selvaggiamente e si diverte a rincorrere finte suore dentro una caverna. Per questo mi piace tanto il rococò. È una follia assoluta. Secondo certe voci, anche Hogarth apparteneva all'Hellfire Club. Poco, ma sicuro, aveva in qualche modo a che fare con loro. In questo suo quadro bizzarro, con Dashwood nei panni di San Francesco, Hogarth mostra il cancelliere dello scacchiere in adorazione di una Venere in croce. Invece della Bibbia, legge un romanzo erotico. E ai suoi piedi si scorge un frutto di forma bizzarra che ricorda un di dietro femminile. Hogarth, che è universalmente considerato il primo vero grande pittore britannico e che somigliava a un Carlino più del suo stesso Carlino, era un altro assiduo frequentatore di quei club di gaudenti rococò. Nel 1732 divenne membro fondatore del sublime ordine del Rosbif, o anche Manzo Arrosto, un'associazione patriottica alcolico-gastronomica. When mighty roast beef was the Englishman's food, it ennobled our hearts and enriched our blood. Our soldiers were brave and our courtiers were good. Si incontravano in una sala sopra il vecchio teatro di Covent Garden, dove bevevano troppa birra e cantavano inni patriottici sul potere del manzo inglese. Our fathers of old were robust and strong and kept open house with good cheer all day long. Avete presente quell'atmosfera satura di birra e delle sue conseguenze tipica delle opere di Hogarth? Quell'aria da taverna che oggi si trova ancora sulle gradinate degli stadi in campionato, le parolacce, le prese in giro, la partigianeria estrema. Gli estimatori di Hogarth sminuiscono il suo rumoroso nazionalismo. È solo goliardia, dicono. È fatto tutto per scherzo. Non ne sono tanto certo. In Hogarth il diavolo è sempre nei dettagli e in Alla porta di Calais, il suo quadro più famoso, ce ne sono tantissimi, davvero molto sgradevoli. Alla porta di Calais, o come più propriamente andrebbe chiamato il manzo della vecchia Inghilterra, mostra una affollata stradina francese con Hogarth stesso in mezzo alla folla. Ecco, lo vedete proprio qui nel quadro, che sta per essere arrestato. È il ricordo di un evento reale. Nel 1748, infatti, Hogarth si recò a Calais
E mentre faceva uno schizzo delle mura della città, fu arrestato come spia dalla polizia francese. La cosa lo fece infuriare immensamente e, appena tornato a Londra, trovò il modo di vendicarsi dipingendo questo quadro. Le mura erano parte delle difese di Calais e la guerra franco-britannica era appena terminata. Perciò, in quel periodo, ritrarre le difese della città era uno stupido azzardo. Era inevitabile che lo arrestassero. Ma quello che è davvero sgradevole in questo quadro è l'atmosfera di aggressività religiosa, l'atteggiamento rabbiosamente anticattolico che vi vediamo rappresentato. Hogarth ha ambientato la scena nei giorni prima di Pasqua, la Quaresima, quando ai cattolici francesi non era permesso mangiare carne. Per cui le taverne inglesi di Calais, per soddisfare la richiesta del tradizionale arrosto inglese, lo importavano direttamente da casa. E questo grosso taglio di manzo inglese è appena arrivato in porto. È davvero spassoso questo grosso frate francese che palpeggia il pezzo di manzo. E anche questi soldati francesi affamati che devono accontentarsi di brodaglia acquosa sono divertenti. Quello che non fa ridere è quello che c'è nel resto del quadro. Qui, in primo piano, sulla sinistra, ci sono tre orride suore che adorano un pesce secco. Il pesce, ricordate, è tradizionalmente un simbolo di Cristo. Per cui questa ridicola faccia del pesce è un sardonico e perverso riferimento al vero volto di Cristo, che si dice sia rimasto impresso sul velo della Veronica quando asciugò il sudore sul suo viso durante la Passione. Nella messa cattolica, al culmine della celebrazione, il momento della comunione, l'ostia consacrata e il vino contenuto nel calice diventano il corpo e il sangue di Gesù. Il concetto della transustanziazione è il punto fermo della fede cattolica ed è quello che Hogarth sta deridendo qui. Sullo sfondo un prete cattolico, fuori dalla taverna, sta dando l'ostia consacrata ai fedeli della sua congregazione. Mentre gli inglesi si godono il buon vecchio manzo inglese, i francesi mangiano un'ostia. E proprio in cima il dettaglio più sgradevole di tutti. Un corvo è planato su una croce e il suo becco vorace pizzica inutilmente il corpo simbolico di Gesù. In Francia, durante la Quaresima, perfino i corvi smaniano per un po' di carne. La spensieratezza del rococò celava oscurità e tenebre nascoste anche dietro al più bello dei visi. Vi siete mai chiesti perché le donne si sbiancavano il viso e come facevano? Era uno status symbol e risaliva molto prima del rococò. I poveri lavoravano all'aperto, quindi si abbronzavano. Un volto colorito era così un evidente segno di miseria. Il pallore indicava l'opposto. Chi era pallido era stato dentro casa, in dolce far nulla. Ecco perché il pallore, la pelle bianca, riscuoteva particolare favore durante il rococò. E non parliamo solo di donne. Le strade erano piene di Michael Jackson che cercavano disperatamente di sembrare più chiari di quanto non fossero.
Ma furono le donne a soffrirne di più. E fra loro si contano le maggiori tragedie. Questo è un magnifico specchio georgiano fabbricato da William Linnell nel 1759. Apparteneva a una famosa bellezza rococò di nome Maria Gunning. Maria Gunning veniva dall'Irlanda. Nata in una famiglia povera, divenne invece una attrice che abbagliò il pubblico con la sua bellezza, prima a Dublino e poi a Londra. Era arrivata a Londra nel 1751. Aveva 18 anni e divenne presto l'Angelina Jolie dei suoi tempi. Una star assoluta, celebre per la sua bellezza. Quando Maria passava sulla sua carrozza, la gente si affollava in strada nella speranza di vederla. Divenne così famosa che il suo calzolaio faceva pagare 6 pence a chi voleva anche solo vedere le sue scarpe. Non ci mise molto a trovarsi un marito. Nel 1752 sposò il conte di Coventry e si sistemò, preoccupata solo di godersi la sua bellezza. Questo è proprio lo specchio che lui le comprò. Era sopra la mensola del suo boudoir. E ogni giorno Maria Gunning passava ore e ore a truccarsi il viso, preparandosi a comparire davanti al suo pubblico adorante. Ma in breve tempo questo la uccise. La biacca che usava era a base di carbonato di piombo, che è meravigliosamente coprente. Ma il piombo iniziò a combinarsi con l'umidità della sua pelle, formando un acido che cominciò a corrodere il suo bel viso. Per coprire i punti in cui la pelle le era venuta via, Maria Gunning iniziò ad applicare sempre più biacca. Il belletto sulle guance, una moda importata dalla Francia, dove il look da contadinella godette di una fugace popolarità, era fatto di polvere di cinabro, un sottoprodotto dell'estrazione del mercurio. Perciò il belletto le procurava l'avvelenamento da mercurio e la cipria quello da piombo. Quanto alle labbra, Maria Gunning prediligeva usare il cosiddetto fucus, un estratto di alghe con una concentrazione particolarmente alta di mercurio. Perciò l'acido le mangiava la pelle, il piombo la avvelenava, il mercurio le penetrava nel sangue e man mano che le piaghe diventavano sempre più visibili, serviva sempre più trucco per riuscire a nasconderle. Morì a 27 anni dopo aver trascorso l'ultimo anno in una stanza buia, nascosta alla vista di tutti. Questo delizioso specchio Giorgio II in legno dorato, dono del marito, con le sue esuberanti volute di acanto e i suoi canestri ricolmi di fiori, deve aver visto tutto. E muto testimone, deve aver pensato: poveri esseri umani che si truccano per non somigliare a se stessi. Intanto a Venezia la storia aveva preso di mira la città delle maschere e i suoi giorni lieti erano ormai contati. Gli olandesi e gli inglesi si erano impossessati delle rotte commerciali più importanti e Venezia non era più la porta dell'Oriente. Era ormai tramontata come potenza navale e quindi, come sappiamo, la Venezia rococò dovette reinventarsi come trappola per turisti.
Per riuscire ad attirare un numero sempre maggiore di turisti, la Serenissima si era trasformata, diventando la capitale europea della trasgressione. Se avevate il vizio del bere, o del gioco, o di spassarvela con le donne o con gli uomini, allora Venezia era la città per voi. Il periodo migliore per andarci, naturalmente, era il carnevale, durante il quale potevate mettere una maschera e darvi al vizio più sfrenato, restando anonimo. Per nostra fortuna, per fotografare questa immensa decadenza sociale, Venezia si premurò di generare un altro pittore d'eccezione. All'anagrafe era Pietro Antonio Falca, ma noi lo conosciamo meglio sotto il suo pseudonimo rococò, Pietro Longhi. Longhi era l'Hogarth di Venezia. Un impiccione satirico che teneva d'occhio i suoi concittadini, ma essendo veneziano non avrebbe mai potuto essere così plebeo o volgare come Hogarth. La tattica di Longhi era quella di sedurre fino a carpire la verità. Allettava con risolini e paroline dolci fino a portare abbastanza vicino il soggetto e finalmente sbirciare dietro la sua maschera. A Venezia ci si poteva mascherare da Santo Stefano, cioè il 26 dicembre, al martedì grasso, vale a dire per quasi 3 mesi. E inoltre dal 5 ottobre fino a Natale, che significa altri 3 mesi. Perciò per quasi 6 mesi all'anno i veneziani potevano andare in giro fingendo di essere qualcun altro. La maschera veneziana aveva diversi scopi. Nelle affollate strade di Venezia era un modo di nascondersi, rimanendo in bella vista davanti al resto dei concittadini. Ed era particolarmente utile al tavolo da gioco, dove nessuno sapeva chi era chi o chi doveva quanto a chi. Le donne indossavano una maschera che veniva chiamata moretta. Era ovale e si teneva sul volto con i denti, mordendo un bottoncino all'interno. Perciò una donna in moretta non poteva parlare senza che le cadesse la maschera, rivelando la sua identità. Così le donne veneziane misero a punto un linguaggio sottile di corteggiamento silenzioso, una inclinazione del capo, uno sbattere di palpebre, un cenno, una strizzatina d'occhio. Intanto gli uomini ne indossavano un'altra chiamata bauta, simile a un viso, ma da sotto il naso partiva uno spiovente che si allungava come un becco, permettendo di mangiare, bere e spettegolare. Ma la bauta veneziana non si indossava solo a carnevale. Aveva anche un ruolo politico. I nobili veneziani la indossavano nel corso di importanti assemblee affinché il loro voto restasse anonimo. Ma il suo scopo principale era nascondere il proprio lato oscuro. La società veneziana era diventata decadente e guasta e non volevano che si sapesse. Questo interessante quadro di Longhi, chiamato Il Ciarlatano, mostra un guaritore fasullo che reclamizza la propria merce durante il carnevale sotto le buie arcate del Palazzo Ducale. Ma qui il vero ciarlatano è l'anonimo nobile in primo piano, che allunga la mano e afferra la gonna di una passante.
Non sapremo mai cosa significano esattamente molte delle scene di Longhi. Il suo simbolismo è troppo contorto e veneziano. Abbiamo perso contatto con troppi dei suoi significati segreti, ma di una cosa si può essere certi: non ci sono eroi nei suoi quadri, nessuno degno di ammirazione. Allora, cosa avete? Nell'arte di Longhi, i corrotti, i fatui, i ridicoli hanno soppiantato gli dèi e gli eroi e rubato loro i ruoli da protagonista. Nel Rococò a Venezia non erano i miti ad ereditare la terra, ma gli imbroglioni, i saltimbanchi e i ciarlatani. La capitale europea del piacere affogava nella trasgressione. Quale che fosse il vizio, Venezia poteva soddisfarlo. Ma i vizi costano, e se finivi i soldi e ti indebitavi, venivi mandato in un posto molto rococò. La prigione. Il carcere sull'isola di Santo Stefano. Un luogo sovraffollato, con una storia infernale. Gli italiani hanno usato Santo Stefano come prigione fin dai tempi dei Romani. Qui fu esiliata Ottavia, la moglie di Nerone. Quasi 2000 anni dopo, Mussolini ci mandò i suoi prigionieri politici. Ma divenne particolarmente interessante nel periodo rococò, quando Santo Stefano aprì la strada all'innovazione dell'architettura carceraria. Le prigioni giocarono un importante ruolo nel rococò. Erano luoghi cardine in letteratura. Per esempio Casanova, il seduttore rococò per eccellenza, entrava e usciva di prigione. La sua vita è piena di peripezie carcerarie. Un altro era il Marchese de Sade, un archetipo fra i bricconi rococò che compose i suoi lavori migliori dietro le sbarre. E così il rococò si specializzò in prigioni. E qui a Santo Stefano sopravvive l'unico esempio della sua più grande e sinistra idea di prigione. Avrete sentito nominare Jeremy Bentham. È senza alcun dubbio una delle presenze più inquietanti del rococò. Ed è ancora con noi, o almeno una parte di lui. Bentham, infatti, donò il suo corpo allo University College di Londra e ogni giorno il suo scheletro viene esibito, racchiuso dentro un corpo posticcio imbottito di crine di cavallo. Quanto alla testa, la tengono in una scatola e viene esposta solo in occasioni speciali. Era un filosofo costantemente alla ricerca di modi per migliorare la vita dell'uomo e inventò una nuova corrente di pensiero detta utilitarismo. L'idea centrale era che la felicità derivasse dall'utilità. Perciò tutto doveva essere il più utile e funzionale possibile, specialmente una prigione. Secondo Bentham, la misura del bene era nella massima felicità del massimo numero di persone.
Perciò, qualunque cosa facesse funzionare meglio una prigione, andava messo in pratica. Ideò un nuovo tipo di prigione, il panopticon. E persuase il governo inglese a realizzarla. Progettava di costruirne una a Londra, esattamente dove ora c'è la Tate Gallery, e sarebbe stata pressappoco così. Il panopticon era circolare. L'idea geniale era che i prigionieri, messi lungo il perimetro, potessero essere costantemente sorvegliati dalle guardie che, dal centro, li vedevano in ogni istante. Era tutta questione di sorveglianza. Come potevano poche persone tenerne sotto controllo tante? In un panopticon le celle erano disposte tutto intorno. E al centro c'era una torretta presidiata dalle guardie, che era dotata di inferriate. Inferriate alla veneziana, guarda caso. Perciò le guardie potevano osservare i prigionieri, ma i prigionieri non potevano mai sapere se erano osservati o no. È un'idea molto sinistra. Bentham, con il suo panopticon, cercava di costruire una situazione in cui i prigionieri si controllassero da soli. Nella loro immaginazione credevano di essere sempre osservati, perciò non si sentivano mai liberi. E naturalmente aveva ragione. Qui si inventava il mondo moderno e i suoi sofisticati metodi di sorveglianza. Con le telecamere a circuito chiuso, l'edificio non ha neanche bisogno di essere rotondo. Ma la geniale idea del panopticon, in cui poche persone ne spiano molte, è sopravvissuta. Una volta inventato il panopticon, Bentham studiò come espanderne l'utilizzo. Il modello era valido per gli ospedali, disse, per i manicomi, perfino per le scuole. E mentre il rococò scivolava sempre più nel buio verso la sua fine, la follia delle insane idee di Jeremy Bentham cominciava a sembrare sempre meno folle e cominciava a sembrare sempre più la regola. E quando il rococò fu penetrato sufficientemente a fondo nell'animo umano fino a tirarlo fuori per esporlo sul palcoscenico dell'arte, rese pubblici anche aspetti della mente fino ad allora rimasti privati. Questa è Vienna, dove più tardi Sigmund Freud avrebbe scavato in modo ancora più invasivo nella psiche umana. Chissà cosa avrebbe pensato Freud della mentalità rococò che produsse queste sculture. Queste teste furono create dallo scultore viennese Franz Messerschmitt. Lo so, sono espressione dell'arte rococò. So che in quel periodo cercavano espressione le più recondite paure e i desideri più profondi. Ma ditemi voi se non sono particolarmente spaventose. Nato sulle Alpi Bavaresi nel 1736, Messerschmitt iniziò la carriera come scultore tradizionale, lavorando per la corte viennese. Ecco il suo ritratto dell'imperatore Francesco I. E questa è l'imperatrice Maria Teresa. Competente? Certo. Speciale? No. Andava tutto per il meglio.
Aveva una prestigiosa posizione a corte, quando, senza alcun preavviso, per lui tutto cambiò. Intorno al 1770, Messerschmitt iniziò ad avere allucinazioni e improvvisi attacchi di paranoia e, senza alcun motivo evidente, cominciò a produrre queste. Nel 1774 fece domanda per un incarico come insegnante all'Accademia delle Arti di Vienna, ma fu respinto. Dissero che Messerschmitt soffriva di una forte confusione mentale. Allora partì per Pressburg, l'odierna Bratislava, e negli ultimi 10 anni della sua vita questo è quello che produsse. Le chiamava le sue teste di carattere. Alcune sono scolpite nel marmo, altre fuse in piombo. In sostanza sono autoritratti. Ognuno con una smorfia differente in quello che, secondo Messerschmitt, era un catalogo completo delle smorfie del volto umano. Nel 1781, uno scrittore tedesco di nome Friedrich Nicolai fece visita a Messerschmitt nel suo studio. La sua è la sola testimonianza sullo scultore che abbiamo. Messerschmitt, in quell'occasione, spiegò a Nicolai che soffriva di acuti dolori nella zona addominale. La sua malattia è oggi nota come morbo di Crohn. E gli raccontò che, cercando sollievo a quei dolori, aveva avuto l'idea di iniziare a darsi dei forti pizzicotti sullo stomaco e che poi riproduceva le smorfie che faceva in queste teste straordinarie. C'era dell'altro. Sparsi nel suo studio c'erano disegni di strani culti e libri di magia. Messerschmitt disse a Nicolai di essere un seguace di Ermete Trismegisto, dal cui nome deriva l'aggettivo ermetico. Secondo Ermete Trismegisto, il nostro scopo su questa terra è la ricerca dell'ordine universale. Come sopra, così sotto, recita questa dottrina. Purtroppo, le sculture di Messerschmitt avevano offeso il demone della proporzione, un'antica entità che proteggeva questi occulti segreti. Ed era così adirata con Messerschmitt per aver prodotto le sue teste che prese a fargli visita di notte e a sottoporlo ad atroci torture. Questa specifica testa si chiama il becco ed era testimonianza di una di quelle notti spaventose e di ciò che accadde nella mente di Franz Messerschmitt quando il demone della proporzione cominciò a torturarlo. Solo il rococò poteva partorire una vicenda artistica come questa. La moda delle maschere e dei costumi che abbiamo visto nei dipinti di Longhi, lo scambio di identità, il fingere di essere qualcun altro, non era solo una mania veneziana. Prese piede in tutto il mondo rococò, specialmente in Francia. Ricorderete che nell'episodio precedente abbiamo ammirato l'arte di Antoine Watteau e le sue feste galanti da sogno. Tutte quelle coppie misteriose che amoreggiano, passeggiano, inseguono l'amore. Chi sono? E perché si vestono così? (Ride)
Lo riconoscete? È Arlecchino. Lo trovate in tantissimi quadri di Watteau. E anche lui, Pierrot. E sono tutti personaggi della commedia dell'arte. La commedia dell'arte era un genere di teatro itinerante di origine italiana che girava per l'Europa rococò esibendosi in spettacoli di intrattenimento improvvisati. Arrivavano in un villaggio senza preavviso e montavano uno spettacolo, un po' come fanno i circhi odierni. I protagonisti erano sempre gli stessi, Arlecchino, Pierrot, ma le storie erano sempre diverse, le improvvisavano ogni volta sul momento. La spiegazione abituale per la presenza dei personaggi della commedia dell'arte nei dipinti di Watteau è che fanno parte della fuga dalla realtà tipica del rococò. Un modo per rappresentare il venir meno del confine tra la vita reale e la fantasia. Certamente c'è anche questo. L'arte di Watteau solleva domande interessanti sulla natura della realtà, ma io credo che la ragione per cui i personaggi dei suoi quadri indossino questi variopinti costumi sia più semplice. Sono invitati ad un ballo in maschera. I balli in maschera erano di gran moda nella Francia rococò. Erano apertamente decadenti, ricchi di corteggiamenti e di intrighi. E i costumi più popolari per questo tipo di occasioni, quelli certamente più facili da trovare a noleggio, erano quelli della commedia dell'arte, che tutti conoscevano e riconoscevano. Per andare ad un ballo in maschera, nel periodo rococò, non c'era che da noleggiare un costume della commedia dell'arte. Come dirà Bertie Wooster nelle storie di P.G. Woodhouse, per le feste in maschera ogni inglese ben educato si veste da Pierrot. C'è un quadro di Watteau in particolare, secondo me il suo capolavoro, che indaga in modo acuto sui significati più profondi del gioco rococò degli scambi di identità. Un giovane allampanato in un costume da Pierrot ci squadra con aria nervosa. Il costume non gli sta, è troppo grande. Come uno smoking da poco prezzo preso in affitto per un matrimonio. Nella commedia dell'arte, Pierrot è il pagliaccio triste, perennemente innamorato della sua bella colombina, che però gli preferisce lo sfacciato Arlecchino. Sapete com'è? Le donne preferiscono sempre le canaglie. È un dato di fatto. Perciò lo sfortunato Pierrot riceve un rifiuto dopo l'altro. Sfortunato in amore, sfortunato in tutto, il Pierrot di Watteau è in modo evidente umano e vulnerabile. Sì, ha cercato di essere qualcun altro con il suo costume troppo grande, ma non gli è riuscito molto bene. Questa non è l'umanità in maschera, questa è l'umanità smascherata. Quello che abbiamo davanti, ed è davvero geniale, è un pittore che usa i costumi non per sfuggire dalla realtà, ma per confrontarsi con lei. Ai giorni nostri il clown triste è diventato uno stereotipo, ma ricordiamoci che è un'invenzione del rococò. E il Pierrot di Watteau è stato il primo e il migliore.
E dunque diventava tutto più oscuro. In tutta Europa i pessimisti si impadronivano dell'arte e la nutrivano del buio della loro immaginazione. E l'urlo più forte arrivò dalla Spagna, dove l'incomparabile Goya si gettò in prima linea nella tensione artistica. Ogni tanto nella storia spunta un artista che non solo fa le cose a modo suo, ma fa materialmente a pezzi il manuale, ridefinendo le possibilità e gli scopi dell'arte. Goya era uno di questi. Il suo primo grande successo artistico furono gli arazzi disegnati per la corte reale di Madrid. Dovevano essere allegri e gradevoli, in tipico stile rococò. E alcuni effettivamente lo sono. Ma altri no. I bozzetti portarono Goya all'attenzione della famiglia reale spagnola. Come tutti i reali, bramavano l'immortalità che l'arte può dare. E così furono così sciocchi da affidare a Goya la realizzazione dei loro ritratti. Ne risultò un'esibizione di regale vilipendio, inimmaginabile per qualunque altra era. Solo sul finire del rococò, Goya avrebbe potuto realizzare un impietoso ritratto di famiglia di Carlo IV come questo e passarla liscia, nonostante la sua spietata determinazione nel dire le cose come stavano. E guardate come ha ridotto il re successivo, Ferdinando VII. Il re più brutto della storia dell'arte. Mento da fumetto, bocca asimmetrica, basette che sembrano pelo di cane. Se questo fosse il vostro re, non preghereste per avere una repubblica? A Goya mancava il gene dell'adulazione. Non conosceva la diplomazia e quando guardava il mondo che lo circondava, vedeva stupidità, malvagità e tenebra e non sapeva resistere. Doveva metterla a nudo. È nei suoi dipinti privati, però, eseguiti soltanto per sé, che tutto viene allo scoperto. Ecco la casa de locos, la casa dei matti. Una terrificante prigione di pietra dove i pazzi hanno preso il potere. E nel buio avviene ogni sorta di atti innominabili. Ecco l'Inquisizione. È venuta nella chiesa per giudicare gli stupidi e poi torturarli. Ed ecco una processione di penitenti della Settimana Santa che non hanno bisogno che l'Inquisizione li sottoponga a tortura, perché sono ansiosi di farlo da soli. Ed ecco qui Goya addormentato, accasciato sul tavolo, e tutti questi mostri scaturiscono dalla sua testa. Sulla scrivania si legge: il sonno della ragione genera mostri. Questa frase doveva essere il titolo del torrente di tenebra più geniale e fecondo di tutto il rococò. La grande serie di incisioni conosciuta come Los Caprichos di Goya. Le matrici originali da cui furono tirate queste stampe si trovano oggi alla Reale Accademia di San Fernando a Madrid. Se ne avete la possibilità, andate a vederle, perché sono fondamentali per capire Goya. I capricci sono sempre entusiasmanti, specialmente quando si guardano molto da vicino gli splendidi segni lasciati dal bulino di Goya.
Arte grafica di libertà e istinto spettacolari. In questo cupo torrente di 80 immagini scabrose che descrivono gli orrori del mondo, Goya riversò tutta la sua delusione, il suo odio, la sua paura. Chi ha inventato il graphic novel? Goya? Chi ha inventato il mostro di Frankenstein? Goya. Chi ha inventato gli zombie? Goya. Chi ha inventato gli spaventapasseri, i film dell'orrore e perfino Harry Potter? Goya. Praticamente ogni orrore contemporaneo è prefigurato nei capricci. Sono di una prescienza straordinaria e Goya conosceva bene i mostri prodotti dal sonno della ragione, perché erano anche i suoi mostri personali. Sotto il peso di tanta brillante inventiva, la sua mente eccezionale cominciò a cedere. Prima perse l'udito, poi vennero gli attacchi di panico. Presto il suo orrore personale culminò in un esaurimento nervoso. Sui muri di casa, fuori Madrid, cominciò a dipingere le sue famose pitture nere e a circondarsi del loro orrore. Le streghe e i mostri non erano più nei suoi sogni, erano arrivati. Abitavano in casa sua e vivevano nelle sue pareti. Anche a Venezia, intanto, la storia era sprofondata nel buio. Nel 1796 Napoleone aveva invaso l'Italia e conquistato velocemente la Serenissima. La Repubblica Veneziana, che era sopravvissuta per 1000 anni, venne bruscamente abbattuta. Napoleone portò alcuni dei suoi più grandi tesori artistici a Parigi come bottino di guerra. 1000 anni di storia furono spazzati via con un gesto. Per la politica furono tempi terribili. Ma per l'arte furono davvero interessanti. Questa è Carezzonico, il museo del Settecento veneziano. E questi sono due quadri di Canaletto conservati a Venezia, abbastanza cupi, dei suoi primi tempi. Ma non è per questo che siamo qui, bensì per questo. È uno strano affresco, non vi pare? L'autore è Gian Domenico Tiepolo, il figlio del grande Gian Battista. Se ricordate, nel primo episodio di questa serie abbiamo visto la magnifica scalinata di Würzburg affrescata da Tiepolo Senior e vi ho fatto notare che nell'angolo ci sono i due ritratti di Gian Battista Tiepolo a sinistra e a destra quello di suo figlio Gian Domenico, che con lui collaborava. Il giovane Gian Domenico Tiepolo era un pittore interessante, purtroppo abbastanza sconosciuto ai più, almeno finché suo padre era vivo. Il povero Gian Domenico passò gran parte della sua carriera all'ombra di suo padre. Solo quando quest'ultimo morì, nel 1770, iniziò a farsi conoscere e a riscuotere un certo successo.
Questi strani affreschi furono dipinti per la casa di famiglia Villa Tiepolo di Zianigo sulla terraferma e tutti realizzati per se stesso, per il suo privato divertimento, e per questo sono così rivelatori. Questo era nel salone d'ingresso. Pensate, state entrando in casa Tiepolo e la prima cosa che vedete è tutta questa gente che vi dà le spalle. Perché? Perché preferiscono guardare lo spettacolo che si sta svolgendo sullo sfondo. Nella Venezia napoleonica, la gente bramava il divertimento, non l'arte. E questo è l'ingresso. Ma guardate cosa il giovane Tiepolo aveva dipinto invece in fondo alla casa. Una stanza piena di Pulcinella. Pulcinella era un altro personaggio della commedia dell'arte. Gobbo e dal grosso naso, leggendario per la sua disonestà. Ecco, questo deve essere uno dei più fantasiosi e bizzarri cicli di affreschi in tutta l'arte italiana. Tutti questi Pulcinella non sono in visita in questa stanza. L'hanno invasa. Sono come un esercito di scimmie allo zoo e credo che questo rappresentino scimmie umane alla conquista del mondo moderno. Brutte, volgari e ridicole. Pulcinella, l'ironico e licenzioso furfante, qui a Venezia si è impadronito degli affreschi degli spazi un tempo riservati agli dèi e agli eroi. Una volta questo soffitto avrebbe ospitato Apollo sul suo carro o Gesù che ascende ai cieli. Adesso c'è un numero da circo con un gran numero di Pulcinella in equilibrio sulla fune. Gian Domenico Tiepolo dà il benvenuto a tutti noi nel mondo moderno. E questo Pulcinella, il brutto gobbo rococò, è l'antenato di tutti quei Pulcinella che vedete nei teatri di Burattini, in cui prende sempre tutti a bastonate, così. È questo il bello del rococò. Non è mai passato. Siamo noi in forma acerba. Nel primo episodio abbiamo visto una società in perenne vacanza. Nel secondo... Ulala! La fama e il piacere divennero la parola d'ordine. E ora, nel terzo, i pagliacci hanno preso il sopravvento e non c'è più nulla di serio. Il rococò non fu solo una grande epoca creativa, fu una grande profezia creativa. Ha ha ha!